Francesca Gambarotto, lei ha ideato questo progetto Padova Smart, ma che cos'è e quali sono le opportunità per i cittadini padovani? Dire che sono l'ideatrice forse un po' troppo, perché questo progetto nasce proprio da un lavoro di condivisione con l'amministrazione comunale, alla quale poi si sono unite anche le competenze dell'Università e della Camera di Commercio. Questo sta a significare che Città Intelligente vuole essere proprio uno slogan che però ha la funzione di aggregare soggetti. Secondo noi Città Intelligente vuol dire costruire un orizzonte cognitivo condiviso tra tutti i soggetti che vivono la città, soggetti e comunità che vivono la città. Quindi la città smart, la definizione di città smart la costruiamo insieme a tutte le persone che vivono la città, siano questi i residenti oppure anche gli studenti, le persone che transitano all'interno della città, perché sono delle risorse importanti. Siamo una società basata sulla conoscenza, si dice, e questo vuol dire che ognuno di noi è portatore di un elemento di conoscenza che va aggregato, unito insieme a quella degli altri, perché da qui nascono idee nuove e dalle idee nuove si trova lo slancio per nuove iniziative e una capacità di attrarre talenti e risorse. Ricordiamo il sito. Certo, il sito al quale speriamo che tutte le persone curiose vadano a dare un occhio è www.padovasmart.it. Ci sono gli spazi di